Il mercato è scivolato sulla mia banana. Questo è il commento di Maurizio Cattelan. Un milionario ha mangiato un'opera d'arte da oltre 6 milioni di dollari. What? Che cosa? Ebbene sì. Innanzitutto grazie per aver aperto questo video, se non siete ancora iscritti potete farlo adesso, lasciare anche un like e un commento non sarebbe neanche male. Ok cari amici, immaginate di essere a una mostra d'arte, camminate tra i quadri, le sculture, installazioni futuristiche e poi vedete... cosa? Una banana. Beh sì, una banana attaccata al muro con del semplice scotch argentato. Ma scherzano, vero? Vi chiederete. E invece no. Quella banana chiamata Comedian è stata venduta per milioni di dollari. Com'è possibile che un frutto comune abbia creato così tanto scalpore? E beh, mettetevi comodi perché in questo racconto vi porterò dentro questa storia incredibile, ma soprattutto, ma chi è questo Maurizio Cattelan, l'artista dietro quest'opera? Qual è il messaggio nascosto dietro la banana? E com'è possibile che qualcuno l'abbia comprata per poi persino mangiarla? Già, avete capito bene. Preparatevi perché questa storia non è solo assurda, ma ci dice molto sul mondo dell'arte e su come funziona la nostra società. Allora, parliamo della famosa banana. Maurizio Cattelan, l'artista, non l'ha scelta a caso. La banana è un frutto che tutti conosciamo, semplice, economico, eppure è diventata l'oggetto di un'opera venduta a cifre assurde. Ma perché? Cattelan voleva farci riflettere su cosa può essere considerata arte. E la banana in sé cosa c'entra? O è l'idea che c'è dietro? Beh, il titolo dell'opera, Comedian, già dice molto. La banana è un simbolo comico. La vediamo in vecchie gag, come quando qualcuno scivola su una buccia di banana. Cattelan gioca proprio su questo. Usa un oggetto che fa ridere, ma lo mette in un contesto serio come quello dell'arte. È una provocazione, vuole farci pensare. Se una banana può diventare arte, allora tutto può esserlo. E c'è un altro aspetto interessante. Questa banana è effimera, marcisce col tempo. Ma chi la compra non sta acquistando il frutto o il nastro adesivo, ma un certificato di autenticità che dice «Questa è l'opera originale». È un'opera che va oltre l'oggetto fisico, si basa sull'idea, e questa idea fa discutere tutti, compreso me, devo ammetterlo. Ora qui viene il bello, ma quanto vale una banana attaccata al muro? Beh, inizialmente l'opera è stata venduta per appena 120.000 dollari. È già assurdo, no? Ma fermi un attimo, perché la storia non finisce qui. Una versione successiva è stata acquistata per ben 6,2 milioni di dollari da un imprenditore di criptovalute. Il suo nome è Justin Sun. Sì, avete sentito bene, più di 6 milioni di dollari. Qualcosa che potete trovare al supermercato con pochi centesimi, insomma. Ma cosa comprano davvero i collezionisti? Non la banana o il nastro adesivo, perché si sa, la banana marcisce. Comprano un certificato di autenticità e istruzioni su come ricreare l'opera. È come dire, sì, lo possiedo. Comprano l'idea e non il frutto. Questo è ciò che rende Comedian un'opera d'arte concettuale. Il valore non sta nell'oggetto, ma nel significato che gli diamo. E Justin Sun, il tipo che l'ha comprata, non è un collezionista qualunque. Ha detto che voleva completare l'esperienza artistica mangiando la banana. Insomma, non ha solo acquistato un'opera, ma ha aggiunto la sua interpretazione personale. Ecco dove la storia poi si fa ancora più interessante. Comedian non è passata inosservata, ovviamente. Ad Art Basel Miami, l'artista David Datuna, se così si pronuncia, ha staccato la banana dal muro, l'ha sbucciata e l'ha mangiata davanti a tutti, così come se niente fosse. Dichiarando, è la mia performance, Angry Artist. E indovinate? Non è stato considerato un gesto distruttivo, ma una parte dell'opera stessa.
Catalan non si è neanche arrabbiato, ha semplicemente sostituito la banana e tutto è andato avanti come se nulla fosse. Questo episodio ha scatenato una tempesta di opinioni. C'è chi ha urlato allo scandalo, come può una banana valere milioni? Altri invece hanno detto che proprio queste reazioni dimostrano la genialità dell'opera. Non è solo una banana, è un pretesto per parlare di arte, valore, mercato e anche di noi stessi. E non finisce qui. Nel 2023 uno studente coreano in un museo di Seoul ha mangiato un'altra versione dell'opera dicendo semplicemente «Avevo fame». Ma vi immaginate la scena? Ancora una volta la provocazione si è rinnovata e il comedian ha continuato a far parlare di sé. Ma adesso, quello che tutti ci chiediamo, ma cosa significa davvero quest'opera? Quindi, che cosa significa davvero comedian? Non è facile rispondere ed è proprio questo il punto. L'opera vuole farci riflettere su cosa consideriamo arte. È un quadro costoso su una parete? Una scultura imponente? O può essere anche una semplice banana. Catalan ci dice l'arte non è l'oggetto, ma l'idea. E questa idea può essere potente, divertente o provocatoria, come lo è proprio comedian. Ogni volta che qualcuno critica, loda o ride comedian, sta partecipando all'opera stessa. La vera forza di questa banana non è il suo prezzo, ma il dibattito che ha generato. In un certo senso comedian è uno specchio, riflette le nostre convinzioni, le nostre contraddizioni e a volte le assurdità del mercato dell'arte. È una risata globale che ci fa domandare cosa siamo disposti a considerare arte. Beh, io non so rispondere a questa domanda, quindi ve la giro a voi. Scrivetela qui sotto nei commenti. E così, cari amici, una banana è riuscita a mettere in discussione tutto ciò che pensiamo sull'arte. È assurda? Sì, è geniale? Beh, forse, non lo sapremo mai, ma soprattutto fa parlare. E questa è la forza di comedian, non importa se la troviamo ridicola o illuminante, l'importante è che ci ha fatto riflettere. Adesso tocca a voi. Cosa ne pensate? Arte o grande presa in giro? Scrivetelo nei commenti, perché questa discussione è parte dell'opera stessa. Anche quello che scrivete qui sotto nei commenti. E chi lo sa, magari state contribuendo pure voi a creare arte.